Di nuovo siamo con Nicola Bizzi, ormai un amico della libreria da anni. Siamo partiti con dei numeri sporadici, come la libreria aveva dei numeri sporadici all'inizio e oggi è diventata un centro culturale, insomma, no? Quindi troviamo dei numeri che prima non avevamo. Ecco, con Nicola abbiamo una collaborazione anche come editore e libraio perché... Come vedete dal tavolo lì, e non tutti sono entrati perché di là poi nella stanza ce ne sono altrettanti. La sua produzione, anche come autore, è amplissima. Riguarda molto la sua formazione per quanto riguarda le antiche filosofie, prima fra tutti i misteri eleusini, insomma, tutto quello che riguarda il mondo antico. Stasera presentiamo un libro particolare che non è uscito negli ultimi giorni, però non è mai stato presentato in libreria e quindi ci fa piacere presentarlo, anche perché, e qui vi faccio un piccolo preambolo, poi lascio la parola a Nicola, abbiamo qualcosa in comune. Io ovviamente non mi sono addentrato molto all'indietro nel tempo per fare delle ricerche sulla storia delle esplorazioni e quindi anche della scoperta dell'America, però come Nicola sa, perché abbiamo parlato molte volte di questo argomento, la storia della scoperta dell'America è tutta da riscrivere. Io mi sono limitato a dire che né non la Colomba, né non l'ha scoperta né Colombo né Amerigo Vespucci il giovane. Casomai Amerigo Vespucci il giovane gli ha dato i natali a livello ufficiale. Colombo gli ha dato il primo approdo a livello ufficiale, e però non si era reso conto, secondo quello che dicono le cronache dell'epoca, di essere giunto in un mondo nuovo, ma semplicemente in India. Mentre Amerigo Vespucci, il giovane, ha fatto in modo invece che il mondo sapesse che si trattava di un mondo nuovo. E non vi sto a far la lungaggine, casomai ne farà accenno Nicola poi nella sua digressione di stasera. Quindi è un qualcosa che ci ha riguardato perché abbiamo fatto anche delle pubblicazioni che riguardano la grande carta del 1507 che racconta cose nel... Diciamo per i posteri, tanto che nel cartiglio in basso a destra di questa grande carta monumentale, scritta in latino, c'è scritto che questa carta la potranno conoscere soltanto i geografi del futuro. I geografi dell'epoca non ne avevano le nozioni per poterla capire e comprendere fino in fondo. Tanto che ci sono dei toponimi che tuttora sussistono, faccio un esempio di uno e con questo vi taccio. Al 50° grado parallelo nord in America, nell'attuale Canada, c'è un toponimo in questa carta del 1507 che si chiama Capo di Bonaventura. E come tutti gli studiosi di storia dell'esplorazione americana sanno che la foce del San Lorenzo è stata scoperta da Jacques Cartier nel 1534. Ma se una carta del 1507 riporta già il toponimo, vuol dire che c'era già un insediamento, o comunque era un toponimo di grande importanza. Se no, in un mappamondo non si mette un toponimo, non si tratta di una carta regionale, è un mappamondo. Quindi c'è un toponimo che viene messo in un mappamondo, quasi a livello di oggi, come si metterebbe New York o, o altri toponimi di questo genere. Quindi vuol dire che aveva un valore importante e quindi vuol dire che c'era già uno scambio e un viaggio. Tanto che questo ho scoperto negli ultimi giorni, non lo sapevo l'esistenza. Il manoscritto di Galvano del 1300 parla dell'America già in questo manoscritto. Quindi voglio dire, questa è per capire la narrazione che ci hanno fatto. Io sono uno storico, come lo è anche Nicola, e oltretutto anche un geografo, una formazione geografico-storica. Quello che ci hanno raccontato nelle storie e nei libri ufficiali, diciamo così, mi hanno portato con questi ultimi studi a rinnegare gran parte di quello che ho imparato. Però non è che io mi considero più rispetto a altri, però devo dire che almeno per quanto mi riguarda lo spirito critico, per mettere in dubbio anche le certezze che avevo, sono andati veramente a cadere. Quindi con questo passo la parola a Nicola per presentare questo libro che è I Minoici in America, che è un titolo per molti studiosi normali, diciamo ufficiali, molto molto provocatorio, perché si parla di una civiltà di millenni antecedente a Cristo, quindi si parla di 3-4 mila anni fa. E quindi Nicola ce ne parlerà stasera, dopo ovviamente il dibattito sul libro,
Ci sarà anche occasione di approfondire anche per dialogare su quella che è la situazione attuale. Bene. Buonasera a tutti, grazie Mauro e soprattutto grazie a voi per essere intervenuti stasera. Si sente? Benissimo. Allora, mi perdonerete se sto seduto, ma ho molto mal di schiena stasera con questo tempo umido e preferisco di solito parlare in piedi, ma stasera Mauro mi ha chiesto di parlare di questo libro, no? Minoici in America e le memorie di una civiltà perduta, perché quello è il sottotitolo. Questo è il libro fra quelli che ho scritto che a me è più caro, se vi devo dire la verità. Io ho pubblicato fra lunghi e brevi una trentina di saggi. Ce n'ho altri da pubblicare Come che autore, non come sì, come editore. autore. Ne ho diversi altri in eterna preparazione, perché poi continuo sempre a modificarli, a ampliarli prima di pubblicarli. Però devo dire che questo libro qui è quello a cui tengo di più, per tutta una serie di ragioni. Su questo libro ho lavorato per anni e, nonostante le 600 e passa pagine, non pretende di essere un libro esaustivo, un libro completo sull'antica conoscenza del continente americano, perché più si scava in profondità sulle antiche conoscenze del continente americano, Mauro lo sa bene, più materiale viene fuori. E non solo la storia dell'America, la storia relativa alle presunte scoperte dell'America, che poi sono state molteplici, è tutta da riscrivere, ma soprattutto è da riscrivere l'antica concezione della navigazione. Le antiche conoscenze geografiche sono totalmente da riscrivere, perché i popoli antichi, soprattutto gli antichi popoli mediterranei, e qui mi riferisco ai minoici di cui parleremo molto stasera, ma anche ai fenicio-cananei, ai cartaginesi, ai greci stessi, alla civiltà micenea che succedette a quella minoica, fino poi alla civiltà greca vera e propria, sono popolazioni marinare. Sono tutte, stiamo parlando di popolazioni marinare che viaggiavano. E il mondo all'epoca, il mondo dell'età del bronzo in particolare, era molto più globalizzato di quanto si pensi. E le merci e le persone viaggiavano da un mare a un altro, da un continente a un altro, per commercio, e c'erano continui scambi anche culturali, scambi di conoscenze scientifiche, scambi di cultura, scambi di miti. Era un mondo interconnesso, molto più di quanto si pensi, forse addirittura più di oggi che ci sono comunicazioni rapide, che è facile prendere un aereo e arrivare in poche ore in un altro continente. All'epoca si viaggiava per nave, ma le persone viaggiavano, e viaggiavano e come? Da dove è nata l'idea di questo libro? L'idea di questo libro è nata da un capitolo del primo volume del mio libro Da Eleusi a Firenze. Infatti, se andate a vedere quel libro, trovate un capitolo che di una sessantina di pagine, che è intitolato proprio I Minoici in America. Perché quel capitolo, nell'ambito di una mia descrizione della civiltà minoica, affrontava un problema molto spinoso: il problema della nascita dell'età del bronzo. Ora, secondo gli storici, secondo l'archeologia ufficiale, no, cioè, ci sarebbe una sorta di linearità, che in realtà non c'è, di schematicità, che farebbe passare lo sviluppo delle civiltà dall'età della pietra all'età del rame, poi fino ad arrivare alla cosiddetta età del bronzo e poi all'età del ferro, come se fossero degli stacchi netti. Intanto questa linearità non c'è mai stata, perché le culture erano diverse. Contemporaneamente esistevano culture che utilizzavano non solo il rame, ma già il bronzo ed altre leghe, e c'erano contemporaneamente culture che utilizzavano ancora la pietra levigata. Non tutte erano allo stesso livello di sviluppo, ma
Un elemento fondamentale che ha portato allo sviluppo di quella che è nota come la rivoluzione del bronzo è stato lo sviluppo della civiltà minoica cretese. La civiltà minoica è poco menzionata anche in ambito universitario. Si comincia a parlarne negli ultimi decenni, forse dagli anni 80-90 in maniera seria. Fino agli anni 90 era quasi un tabù in ambito archeologico. Gli archeologi non hanno mai perdonato, forse certi archeologi accademici che devono reggere certi paradigmi, non hanno mai perdonato ad Arthur Evans di aver rinvenuto Cnosso. Grosso. E se la sono legata al dito perché, un po' come Schliemann, anche Evans ha seguito i miti ed è riuscito a identificare quella che era considerata un mito, la favolosa civiltà minoica narrata dalla mitologia greca. Il palazzo di Cnosso, il sito dove sorge il palazzo di Cnosso, fra l'altro era noto all'epoca. Già a fine 800 c'era chi ci andava a scavare per vendere reperti, c'erano diverse rovine che affioravano dal terreno, ma all'epoca Creta era sotto il dominio ottomano, come tutta la Grecia del resto, e non c'era l'interesse, non c'era la volontà di portare alla luce certi resti. Evans ebbe il coraggio e la determinazione, questo archeologo inglese, lui acquistò quei terreni In anche a fatica e contrattando. che anni? Lui iniziò ad acquistare quei terreni negli ultimi anni dell'Ottocento e i primi scavi a Cnosso sono dal Novecento in poi, insomma, i primi scavi compiuti. E lui riportò alla luce un vero labirinto, perché erano migliaia, centinaia e centinaia di stanze, una struttura gigantesca, una vera e propria città-palazzo, che poi non era la città, perché poi l'abitato urbano non è mai stato compiutamente scavato, è ancora sottoterra. Poi c'era il porto, a Misos, il porto di Cnosso, che appare avesse oltre 30.000 abitanti, soltanto il porto. E questa era una civiltà marinara, una civiltà che viaggiava, che aveva un vero e proprio impero. Ancora nei testi universitari e nei manuali di archeologia si parla della civiltà, ci sono accenni fugaci alla civiltà minoica come una civiltà limitata a Creta, che sì, aveva qualche nave, ogni tanto viaggiava. Curiosamente a Santorini c'era la stessa cultura di Creta, e Grazia è di fronte. Ma addirittura mettevano in dubbio fino a pochi anni fa che Santorini fosse minoica. C'è sempre stata la volontà di nascondere, di coprire l'importanza di questa civiltà, che era una civiltà che ha avuto un vero e proprio impero marittimo, una vera e propria talassocrazia, come dicevano certi antichi autori, Erodoto e Diodoro Siculo. Creta ha avuto un'influenza enorme in tutto il Mediterraneo. Ebbe colonie in Sicilia, in tutta la penisola italiana, soprattutto dal Lazio in giù. Addirittura le navi minoiche risalirono l'Adriatico e sono state trovate ceramiche minoiche a Chioggia, ceramiche minoiche in tutta l'area di Venezia. Hanno trovato affreschi e ceramiche minoiche nel delta del Nilo. Addirittura in quella che fu la capitale Ixos Avaris c'era quella che probabilmente era un'ambasciata minoica, che era un palazzo in perfetto stile cretese, con affreschi in stile cretese, probabilmente era la residenza dell'ambasciatore. La civiltà minoica trattava da pari a pari con l'Egitto faraonico, con tutti i regni del vicino Oriente, con Ugarit. Hanno trovato veri e propri insediamenti minoici sulla costa siriana, nei pressi di Tartus, per darvi un'idea, in tutta l'area siro-palestinese. Questa civiltà fu l'artefice della rivoluzione del bronzo. Ma fino a pochi anni fa ancora si sosteneva che l'elemento primario il bronzo è una lega composta da rame
per un buon 90-98% e una piccola percentuale di stagno. La combinazione di questi due metalli permette di ottenere una lega molto più resistente del rame, che il rame è molto malleabile, morbido. Il bronzo garantiva una maggiore durezza, la possibilità di produrre attrezzi, dagli strumenti chirurgici fino alle vanghe, agli aratri, fino alle spade, agli scudi e addirittura elementi delle navi. E fece fare un salto di qualità non indifferente a tutte le civiltà del Mediterraneo. Ma fino a pochi anni fa si riteneva che l'elemento principale, il rame, provenisse da Cipro. C'è sempre stato il mito, no, del rame proveniente da Cipro. È vero, a Cipro sorgevano diverse miniere di rame, ma il rame cipriota non è buono, cioè è molto impuro. Ora io non sono un esperto di metallurgia e di chimica, però sulla base dei documenti che ho vagliato, dalla materia prima, dal minerale, si estrae poi il prodotto finito, il rame, per una minima percentuale. Ci sono tanti scarti nel minerale del rame cipriota. Qualcosa ha cambiato questo modo di vedere, anche se gli archeologi faticano a digerirlo. Nel 1980 o 82, sulla costa turca, nei pressi di Antalya, a Uluburum, è stato rinvenuto uno dei tanti relitti di navi minoiche. Un relitto in buona parte conservato, con tutto il suo carico. Questa nave risaliva al XV secolo a.C. e aveva, in quelle che erano le stive, un'enorme quantità di lingotti di rame. Lingotti, quelli grandi, che vengono chiamati dagli archeologi a pelle di bue, perché hanno Sono fatti un po' come la pelle di un bue scuoiato, no? Hanno gli angoli, sono rettangolari con gli angoli un po' allungati. Questi lingotti che sono tutt'oggi conservati nel museo di Uluburum, sono stati analizzati chimicamente. È venuto fuori che non avevano niente a che vedere con il rame di Cipro. Erano di un rame purissimo. Un rame forse il più puro del mondo, e questo rame è stato anche dimostrato da dove proveniva. Sono stati fatti i propri raffronti. La componente è quella. Cile. No, questo rame Anch'io pensavo proveniva Cile. dall'area dei Grandi Laghi, fra Stati Uniti e Canada, in prossimità del Golfo di San Lorenzo. In particolare da un'isola che fa parte del Michigan e che è a ridosso della costa canadese, chiamata con nome francese la Île Royale, l'isola reale, perché quell'area venne colonizzata dai francesi nel 600. Quando i francesi arrivarono in quella zona, a parte il fatto che trovarono un sacco di insediamenti europei antichi, ci sono le mappe, solo per dargli un'idea, Giovanni da Verrazzano, che per conto di Francesco I di Francia, esplorava il Golfo del San Lorenzo e tutta la costa del Labrador di Terranova, fino ad arrivare poi al Michigan, al Connecticut, all'area dello stato di New York. Lui mappò, fece delle mappe molto minuziose. In queste mappe, che sono tutt'oggi conservate, che vengono ignorate, è pieno di insediamenti che lui scriveva. Ogni pochino lui. Vaticano sono le case. Sì, Monte Vaticano.
Lui su queste mappe ci metteva Visibili, eh. la croce templare dove sotto poi scriveva Castello Templare. Poi scriveva Fortezza Normanna. Sempre i termini Templare e Normanno ricorrevano. Ma se vediamo queste mappe, l'intero Golfo del San Lorenzo è disseminato di puntini con queste indicazioni. Eppure lui era il primo, in teoria, europeo ad esplorare quei territori. Chissà cosa vuol dire Capo di Bonaventura, allora. E ora ci arriviamo. Allora, c'è un grande studioso canadese, Gérard Leduc, che si è occupato per tutta la vita di trovare le prove di queste connessioni con gli antichi navigatori europei. E lui ha dimostrato che, insomma, quando i francesi arrivarono lì, trovarono, a parte i resti di antichi insediamenti, ma poi trovarono quest'isola, questa Isle Royale, completamente scavata. Gallerie, tunnel, anche di centinaia di metri. Questa isola, che è un immenso giacimento di rame purissimo, addirittura si trovano in superficie, affiorano pepite di rame da 1 chilo, da 2 chili, puro al 100%. Lì c'è il rame migliore del mondo. Quest'isola era completamente scavata e hanno trovato tracce, quindi, di antiche miniere, cioè evidenza proprio di antiche miniere, di antiche gallerie. E gli algonchini che abitavano quell'area non conoscevano l'uso dei metalli e tantomeno avevano attività minerarie. Raccontarono però ai primi esploratori francesi che quelle gallerie erano state scavate da un popolo dai lunghi e fluenti capelli neri che proveniva dal grande mare con delle grandi navi. Sulla costa meridionale della Isle Royale, come ha dimostrato Gérard Leduc, è stata trovata una banchina portuale lunga 500 metri, in puro stile minoico-cretese. Molto simile alle banchine che troviamo negli antichi porti di Creta. Sono state trovate varie testimonianze archeologiche nella zona, vari manufatti, varie ceramiche tipicamente cretesi, e c'è la questione del rame. Molti si sono chiesti: ma come arrivavano le navi cretesi, seppur potevano raggiungere magari il Golfo del San Lorenzo, come facevano ad arrivare all'area dei Grandi Laghi, che ora è collegata oggi da dei canali, ma all'epoca non era direttamente collegata con il lago superiore? Lì ci è venuta in aiuto la geologia, perché è stato dimostrato dai geologi che il terreno lì si è alzato Successivamente. successivamente, e che al tempo di queste esplorazioni minoiche c'era un collegamento diretto navigabile fra il Golfo del San Lorenzo e il lago superiore, e quindi era piuttosto agevole per queste navi, seguendo la rotta settentrionale, una delle rotte più antiche del mondo. I cretesi quindi arrivavano là, sapevano dove andare, evidentemente qualcuno glielo aveva detto. Come facevano a sapere che là c'era il rame più puro del mondo? Qualcuno evidentemente. Probabilmente erano reminiscenze di una civiltà addirittura precedente, io ipotizzo questo, molto probabilmente. Fatto sta che il Mediterraneo si inondò di rame. E lo stagno dove lo prendevano? Lo stagno lo prendevano prevalentemente nelle isole britanniche, soprattutto in Cornovaglia. In Cornovaglia c'erano delle antiche miniere di stagno, ci sono tutt'oggi, che venivano scavate già dalla civiltà megalitica. La civiltà megalitica delle isole britanniche, fra l'altro, aveva un'affinità culturale incredibile con quella cretese. Io ho dedicato un intero capitolo molto voluminoso di questo libro ai metri di misura della civiltà megalitica che corrispondono con quelli della Creta minoica.
ho dimostrato come entrambe conoscevano perfettamente non solo la circonferenza della Terra, ma conoscevano la precessione degli equinozi, avevano una conoscenza astronomica incredibile. E tutti i cerchi di pietra, tutte le strutture, tutti i templi della civiltà megalitica, questa grande civiltà atlantica che si è sviluppata dall'estremo nord della Scozia fino alle coste del Marocco, tutta con lo stesso stile architettonico, con le stesse conoscenze, che fra l'altro era una civiltà matriarcale, aveva la stessa tecnologia, la stessa matematica, la stessa astronomia della Creta minoica. Questo è indice del fatto che ci fossero dei contatti molto, molto saldi e degli scambi culturali. Un po' d'acqua. Sono andata a prendere. L'archeologia che queste cose le conosce molto bene, ma purtroppo le ignora, le nasconde, perché sono L'archeologia le conosce, questioni. gli archeologi no. Anche gli archeologi le conoscono, ma hanno le mani legate, certe cose si possono dire, certe cose non si devono dire. Non è che non si possono, non si devono dire. Che strano. È quello il problema. Perché? Se già è complicato dirle in relazione all'Europa, parlarne in relazione al continente americano è ancora più pericoloso. Esiste una storia ufficiale della scoperta dell'America, che tutti abbiamo sentito fino alla nausea. Esiste poi una storia reale, una storia di esplorazioni. In America ci sono andati tutti, parliamoci chiaro. Io ho voluto dimostrare in questo libro, con prove alla mano, con ritrovamenti archeologici alla mano, con elementi, con fotografie, come nel continente americano siano state trovate tracce evidenti della cultura sumerica. In Bolivia, in Messico e nel territorio degli Stati Uniti sono state trovate delle tavolette, le classiche tavolette cuneiformi della civiltà minoica e babilonese. Addirittura un famoso capo indiano, io ne riporto la foto nel libro, che era il capo della tribù dei Nasi Forati. Lui, la sua tribù venne sconfitta in combattimento da un colonnello dell'esercito americano nel 1867, dopo una guerra protrattasi per settimane. Lui, sconfitto, volle rendere omaggio a questo colonnello. Andò al suo campamento e gli volle regalare, in segno di reverenza, di sottomissione, una collana, dicendogli: colonnello, questa collana noi ce la tramandiamo di padre in figlio da infinite generazioni, e tu mi hai sconfitto, io te la voglio dare. E regalò questa collana con un grande pendente a questo colonnello. Il pendente di questa collana era una tavoletta cuneiforme sumera. Questo capo indiano non sapeva come la sua tribù l'avesse acquisita, solo sapeva che se la tramandavano di generazione in generazione. Questa tavoletta è stata poi tradotta, ora si trova in Georgia, ufficialmente è in un museo della Georgia, anche se non esposta, perché certe cose non le espongono, se le tengono nei magazzini, ma è stata tradotta. È una tavoletta sumerica, datata più o meno al 1800 a.C. Ed è una sorta di ricevuta commerciale. Buona parte delle tavolette cuneiformi sono l'equivalente delle nostre fatture commerciali. È una ricevuta per l'acquisto di alcune capre. Capre che, secondo il testo della tavoletta, erano state acquistate da un personaggio X, c'è anche il nome, che era in procinto di intraprendere un lungo viaggio con la nave. Evidentemente la nave in America ci è arrivata. Servivano per il latte durante il Chi lo viaggio? sa? Il latte e formaggio. Probabilmente era la ricevuta d'acquisto di alcune capre.
Poi c'è il famoso vaso di Fuente Magna in Bolivia, che è un grande vaso di pietra, un vaso cerimoniale considerato, anche della Bolivia si sa poco, si sa che è una civiltà molto più antica di quella incaica, ma non è mai stata fatta chiarezza sulle vere origini di queste civiltà. Questo vaso di Fuente Magna, che è esposto in un piccolo museo di montagna, è tutto pieno di iscrizioni cuneiformi. Anche di questo riporto la fotografia. Questo per dirvi che in America ci sono andati sicuramente i Sumeri e i Babilonesi. Poi c'è un testo, forse l'opera più misteriosa ed enigmatica di Plutarco di Cheronea. Un'opera che si intitola, tradotta in italiano, Il volto che appare sulla Luna. È un'opera di astronomia. Un'opera che parla della Luna, che parla della descrizione fisica della Luna, ma è un'opera dialogica sul modello dei dialoghi di Platone, in cui vari personaggi dicono la loro e parlano anche di altro. Uno dei protagonisti di questi dialoghi è un cartaginese. Un cartaginese che racconta di un viaggio di ritorno dall'America a Cartagine, avvenuto nel primo secolo avanti Cristo, quando Cartagine era stata già sconfitta dai romani e poi era stata ricostruita ed era diventata una provincia romana. C'è il racconto nitido, chiaro, di un viaggio oltre l'oceano. Ma lo stesso Platone conosceva benissimo l'esistenza dell'America. Platone nel Timeo e nel Crizia, quando ci fa la descrizione di Atlantide, ci dice che poi oltre Atlantide c'era il vero oceano e oltre quell'oceano c'era un grande continente opposto. Quindi l'esistenza dell'America era nota a tutti. Le testimonianze archeologiche si sprecano perché hanno trovato iscrizioni fenicie o cananee ovunque, fino al Brasile. Hanno trovato iscrizioni celtiche in tutto il Nord America, le stesse iscrizioni celtiche che troviamo nelle isole britanniche, nel nord della Francia, financo in Germania, sono state trovate in tutto il territorio degli Stati Uniti e del Canada. Sempre Plutarco, in quest'opera, nel volto che appare sulla Luna, ci descrive un golfo del San Lorenzo densamente popolato da greci. Chiaramente non lo chiama con quel nome, ma la descrizione collima, perché parla di questo grande golfo situato in questo continente opposto, che ha le stesse misure, le stesse dimensioni. Lui lo paragona al Mar d'Azov. Tristemente noto Sì, odierno. dove si affaccia Mariupol. E per dare un esempio al lettore delle dimensioni e dell'ampiezza di questo golfo. E ce lo descrive come l'estuario di un grande fiume. Quindi, insomma, in America ci andavano. Ed è molto più facile arrivare in America che altrove, perché ci sono delle correnti talmente favorevoli nell'Atlantico che, conoscendole e sapendole sfruttare, anche senza i remi o anche senza le vele, lasciandosi trasportare, si arriva dove? Seguendo una certa rotta si arriva all'estuario del San Lorenzo. Seguendo un'altra rotta che parte dalle un'altra corrente che parte dalle Canarie, si arriva esattamente dove arrivò Colombo, ai Caraibi. Seguendo un'altra corrente ancora si arriva in Brasile. E poi ci sono le correnti contrarie che, sapendole sfruttare, riportano Ritorno. pari pari in Europa. Eppure tutti i testi di archeologia ancora sostengono, negando l'evidenza, che il continente americano è stato popolato poco più di 10.000 anni fa da popolazioni arrivate dove? Dalla Siberia, attraverso lo stretto di Bering.
Ora, io non nego che alcune popolazioni siberiane siano arrivate in Nord America, al tempo in cui lo stretto di Bering era percorribile, al tempo in cui il livello dei mari era diverso. Questo è provato dal DNA, perché tante tribù di indiani d'America, di nativi americani, hanno un DNA compatibile con Asiatico. quello dei popoli siberiani. Ma non tutte. Ci sono tantissime tribù. Nell'est soprattutto quelle hanno caratteri somatici e comunque DNA del siberiano. Sì, Nell'ovest del continente americano invece ci è sono diverso. tante tribù che hanno DNA europeo, ma non se ne parla. Cosa allucinante, in America, alla luce dei continui ritrovamenti di scheletri europei, scheletri riconducibili non ai nativi americani, ma a popolazioni provenienti da oltreoceano, sono arrivati addirittura alcuni decenni fa, per porre un freno a queste ricerche, a fare una legge che è un qualcosa di raccapricciante. Ufficialmente una legge per tutelare la memoria e il patrimonio dei nativi americani. Questa legge praticamente prevede che qualora vengano trovate delle ossa, delle sepolture, questi resti umani debbano essere consegnati alle tribù di pertinenza. Anche se quelle tribù non vivono più su quel territorio, ma quelle che ci vivevano magari 100-200 anni fa e che ora magari stanno in una riserva a 500 km da lì, ricevono in custodia questi resti e li devono seppellire. Resti che vengono negati alla ricerca archeologica. Questa non è una legge per tutelare la memoria degli indiani d'America, questa è una legge per impedire l'archeologia. Cioè, è molto raffinata come elaborazione. Perché in America è venuto fuori di tutto. Ci sono centinaia di libri che provano la presenza di manufatti, la presenza di oggetti. Poi i vichinghi sono arrivati dopo, ma è talmente complessa la questione. In Brasile è pieno di relitti romani. Relitti romani sono stati trovati al largo poi della Florida, sono stati trovati lungo tutte le coste degli Stati Uniti. E gli archeologi continuano a ignorare. Il governo brasiliano è ancora peggio. I pseudo-archeologi. Sì, purtroppo i servi del regime. In Brasile è ancora peggio perché c'è il dogma della scoperta del Brasile da parte di Cabrera, guai a parlare del fatto che il Brasile era ben noto e ben conosciuto in precedenza, le autorità sono arrivate a distruggere tantissimi reperti archeologici deliberatamente, addirittura nell'area nel Golfo di Rio de Janeiro. E negli anni 80 l'ennesimo relitto romano con tanto di anfore che venivano riportate in superficie continuamente perché erano su un fondale di 6-7 metri. Ogni tanto qualche sub riportava a riva queste anfore, anfore romane, imperiali, e a un certo punto decisero le autorità di dire basta, sequestrarono tutte le anfore che riuscirono a sequestrare, individuarono il relitto, con delle chiatte portarono migliaia di tonnellate di detriti che sono stati rovesciati sopra questo relitto, per Una nascondere. Tutto dannazione. provato e documentato. No, è conservazione. E conservazione. Questo per darvi un esempio di come sia difficile affrontare questo discorso in relazione all'America. Ritengono plausibile, nella loro logica ristretta e dogmatica, ritengono accettato e plausibile il fatto che che il Pacifico venisse regolarmente attraversato, perfino in piroga o in canoa, da tutte le popolazioni del Pacifico, ma quando si parla dell'Atlantico diventa un tabù. L'Atlantico, che è più facilmente attraversabile del Pacifico, ufficialmente non sarebbe mai stato violato. Mar tenebroso. Mar tenebroso. C'è una volontà di nascondere tutto, questo è evidente, per tanti, tanti, tanti motivi. E da quando poi è stata ufficializzata l'esistenza dell'America, questa volontà è diventata ancora più ferrea.
perché niente deve contraddire la vulgata ufficiale. Addirittura è tutto documentato, che George Washington al tempo della guerra di indipendenza, mentre le sue truppe combattevano nel nord dell'odierno stato di New York. Queste informazioni provengono da un capo indiano, da un capo tribù dei Moicani, che a quel tempo era laureato. Si era laureato in una delle prime università inglesi e americane, si era laureato in storia. Era diventato un appassionato cronista e cultore della memoria del proprio popolo e faceva ricerche archeologiche a modo suo, andava a scavare, a cercare testimonianze. Questo capo indiano, nella guerra civile, si arruolò con gli inglesi, lui era fedele all'impero britannico e ha combattuto contro le truppe di Washington. Lui racconta che quando l'esercito di George Washington è arrivato nell'area del nord dell'odierno stato di New York, lui è stato testimone, perché lui venne preso prigioniero mentre combatteva in uniforme britannica dagli uomini di Washington, e lui fu testimone della distruzione ordinata da Washington di un intero villaggio medievale, di case in pietra che sorgeva nel nord dello stato di New York. Case di tipo europeo, 180 case, 180 edifici c'erano in questo villaggio, villaggio che era in rovina, che a suo dire era abbandonato da almeno 2 secoli. George Washington ordinò di radere al suolo, completamente. Ora, nel bel mezzo di una guerra, che interesse poteva avere George Washington nel far perdere settimane, perché ci sono volute sicuramente settimane per demolire 180 case di pietra. Eppure c'erano ordini superiori di farle sparire. Quindi ha impiegato i propri uomini, togliendoli dal fronte, per demolire un'intera città. Questo fatto lascia aperta la porta a tante ipotesi, a tante interpretazioni. E potrei andare avanti all'infinito. Cioè, poi nel mio libro poi racconto anche la vicenda che è stata riportata da una grande giornalista della RAI, che è Margherita De Tomas, è una giornalista di Rai 3 dell'Alto Adige. Da anni si reca in Brasile, ha fatto spedizioni nella foresta amazzonica, ha fatto dei reportage incredibili e nella biblioteca di Rio ha avuto modo di studiare in maniera approfondita un documento, uno dei tanti documenti che potrebbero benissimo riscrivere la storia del mondo, eppure stanno lì e pochi ne parlano. Viene chiamato il manoscritto 512. Il Brasile è stato colonizzato dai portoghesi, non lo sappiamo, prima era sotto la corona portoghese, poi ha avuto la propria indipendenza, ma al tempo del dominio portoghese era un vicereame, c'era un viceré che risiedeva a Bahia, che era molto interessato alle ricchezze di quel territorio, quindi mandava proprie missioni esplorative a cercare miniere, a cercare tesori, filoni auriferi, a sondare che cosa c'era in un territorio che ancora all'epoca era in buona parte inesplorato. Stiamo parlando dei primi del Settecento. Questo manoscritto 512, che risale a quell'epoca, racconta di una spedizione mandata dal viceré, spedizione partita da Bahia,
che si è inoltrata lungo il corso del fiume San Francisco, verso il Mato Grosso, e racconta della scoperta da parte di questa spedizione di una città greca in rovina. Una città greca vastissima, enorme, con piazze, con edifici, distrutta apparentemente da un terremoto, perché c'erano delle voragini, dei crepacci aperti addirittura nelle strade. C'era una grande piazza con una colonna, con una statua centrale, con una statua sopra, con un personaggio, non si saprà mai chi era. Addirittura vengono descritte delle meridiane ai quattro angoli della piazza. Questi esploratori portoghesi entrarono in edifici, trovarono anche manufatti d'oro, trovarono iscrizioni che hanno poi riportato minuziosamente in queste cronache. Greco, sì, greco. Fra l'altro io ho riportato i disegni di queste iscrizioni, è greco, perfettamente leggibile, ma è greco, non greco classico, è greco, oserei dire, bizantino. Quindi come se questa città Alto fosse medievale, ancora quindi. Alto sopravvissuta in epoca. medievale, insomma. Eh sì, è un greco Sì. bizantineggiante, medievale. Di questa città ufficialmente non si sa più niente. Il manoscritto esiste. Questo manoscritto era ben noto al grande esploratore britannico Fawcett, quello che sparì poi nella foresta amazzonica, di cui non si è saputo più nulla. Sparì con il figlio e con un Nei collega. nostri tempi, eh. Negli anni 20. Ci sono poi testimonianze che l'hanno visto, che lui sia stato rapito dagli indigeni, insomma, poi pare sia stata trovata la sua testa ridotta, la cabeça reducida, no? Come fanno certi indigeni. Praticamente estraggono minuziosamente tutte le ossa del cranio. La testa poi viene riempita con dei piccoli sassolini, viene cotta secondo una procedura particolare che la porta a mummificarsi, viene affumicata e vengono fatte delle testine piccole così. E pare che la testa di Fawcett sia stata poi trovata, io la riporto in fotografia. Ora, a Simpatica parte questo dettaglio, questa procedura, eh? sì, è Poi nel libro c'è anche un'altra cosa particolare, tante, guarda, c'è quella vedete qui, c'è, qui siamo in Messico, ci sono ah! anche, sembra di essere Santa Maria degli Angeli a Roma, Sì, o a Ostia. cioè ci sono i mattoni con la calce, qui siamo sulla costa del Messico, quindi Questa è la voglio città dire, di identico. Comalcalco. Ufficialmente per gli archeologi è una città maya. I maya costruivano in pietra. Avevano degli architetti favolosi, sapevano costruire, ma tutte le città maya note sono costruite in pietra. Comalcalco è una città molto particolare, sorge sul Golfo del Messico, è costruita in mattoni, l'unica nel suo genere, Pieni, mattoni pieni. mattoni pieni, ma non mattoni qualsiasi, non mattoni cotti al sole, mattoni cotti in forno esattamente identici a quelli usati dai romani. Uguale. Tufelli, Sì. siamo a tufelli. Su alcuni di questi sono stati trovati i marchi dei fabbricanti con caratteri latini. Lo stile architettonico di questa città non è maya, è maieggiante nel senso che è stata abitata dai maya poi, ma probabilmente è una città creata da coloni romani, costruita secondo le tecniche edificatorie dei romani, con mattoni che probabilmente hanno realizzato lì con argilla locale, ma che hanno cotto secondo l'uso romano, sui quali hanno impresso dei marchi come erano abituati a fare a Roma, i marchi dei costruttori. E lo stile degli edifici è identico a quello romano, a quello di Ostia. E questa città è lì sotto gli occhi di tutti, le guide turistiche dicono: sì, una bella città maya. È grande. È Come grandina. si chiama? Comalcalco. Comalcalco. La potete trovare su Sì, internet, in tutte sicuro. le guide.
Insomma, è uno dei siti archeologici meno visitati. Ma il silenzio delle fonti ufficiali come si spiega? Perché se è così. Basta guardare questi 2 o 3 anni cosa hanno fatto per nascondere l'evidenza. No, è pazzesco perché poi in Messico hanno trovato reperti romani un po' dappertutto. Ma perché in America ci andavano anche i romani. Il problema era la segretezza delle rotte. Le rotte navali erano segreto, ma uno dei massimi segreti di Stato nell'antichità. Assolutamente. Come la tecnica di costruzione delle navi era segreta. Le colonne di Ercole. Chi entrava in un cantiere navale, senza permesso, veniva fatto fuori perché assisteva a dei segreti che non poteva rivelare. Gli stessi marinai nei tempi antichi, fossero greci, fossero fenici, fossero romani, facevano giuramento di non rivelare dove andavano. Quando un marinaio, che fosse militare o che fosse civile, stava via mesi, anni, non poteva in teoria raccontare alla sua famiglia dove era stato. Solo dopo morto. Infatti, sulle tombe a volte si trova: ha viaggiato nella terra di punta, è stato in India, è stato di qua, è stato di là, perché dopo morto lo potevano dire. Perché era un segreto di Stato. La conoscenza delle rotte navali era un qualche cosa di importantissimo per i popoli antichi, perché permetteva l'accaparramento di risorse. Se queste rotte fossero state carpite da nemici, diventava un problema. Sarebbe diventato un problema. E Roma come acquisì probabilmente la conoscenza dell'America? Con la conquista di Cartagine. I cartaginesi ci andavano, e Erano fenici appurato, poi, no? che erano di stirpe Sì, fenicia. fenici. Hanno trovato tante iscrizioni fenicie e cartaginesi in America, e loro ci andavano. I romani spesso seguivano o tentavano di seguire le navi cartaginesi oltre le colonne d'Ercole, ma queste navi addirittura, pur di mantenere il segreto, erano capaci di schiantarsi deliberatamente sugli scogli pur di non far sapere ai romani. Infatti c'è il caso documentato di un comandante cartaginese che venne premiato dalle autorità di Cartagine perché fece schiantare sugli scogli la sua nave con tutto il carico, in prossimità di Gibilterra, perché era inseguito da giorni da una nave romana. Pur di non rivelare dove era diretto, i romani conquistarono Cartagine. È vero che la rasero al suolo, ma prima di rasera al suolo gli acquisirono tutti i libri, tutti i testi della biblioteca, tutti i papiri, tutte le iscrizioni, e sicuramente acquisirono anche le rotte navali, le carte navali. Perché poi si è verificato un qualche cosa di sorprendente. Si parla tanto delle isole fortunate. Isole fortunate che da Tolomeo in poi sono state identificate con le Canarie. Ma l'antica descrizione delle isole fortunate è più simile a quella che dà San Brandano di Cuba nei testi medievali che delle Canarie, perché vengono descritte come non isole vulcaniche, spoglie come le Canarie, ma ricche di grande vegetazione, di frutti tropicali. E io sono arrivato a una conclusione. L'ho esposta nel libro, è una teoria grossa, però è molto plausibile. Tolomeo è vissuto nel primo secolo d.C. Era il più grande geografo dei suoi tempi. Tolomeo era erede delle antiche conoscenze astronomiche dei greci di Alessandria, conosceva perfettamente gli studi di Eratostene sulla circonferenza terrestre, sulle misure della Terra. Tolomeo non poteva fare degli errori grossolani di geografia, perché conosceva perfettamente la geografia terrestre. Eppure, nell'Atlante di Tolomeo, quello che ancora è stato conservato e tramandato, c'è un errore di calcolo nella circonferenza La terrestre, un errore apparente, riduce. la riduce di 3.000 km, Dicevo. o di 3.000 miglia, che è ancora lì. Ma per fare cosa? Lui la ridusse, secondo me, lui era un agente di Roma. Volutamente. Sì, lui agiva a nome e per conto dell'impero romano. È vissuto dopo Augusto, al tempo degli Antonini, c'era Adriano, insomma, quando lui scriveva i suoi Atlanti. E
chiaramente doveva far identificare le Canarie con le isole fortunate, tanto narrate dalla letteratura greca. Non poteva dire che le isole fortunate erano le Antille, perché i romani ci andavano alle isole tanto fortunate. Le Canarie non sono, per fin dei conti, né come vegetazione né come terremoti. I ricordo. Romani alle Antille ci andavano perché poi è pieno di mosaici, di statue disseminate in vari musei, io ne riporto le fotografie, che raffigurano pannocchie di mais, ananas e diverse altre piante tipiche delle Americhe. Poi le stesse raffigurazioni che troviamo anche nella cappella di Rosslyn, quello poi è un capitolo a parte, perché poi in America, oltre ai Romani, ai Greci, prima ancora i Micenei, i Minoici, i Sumeri, in America cominciarono ad andarci le popolazioni britanniche e gallesi. Era una tradizione antica il viaggio in America, perché ci andavano già le popolazioni celtiche delle isole britanniche e i pescatori del Galles, della Normandia, ancora nell'alto Medioevo si recavano regolarmente a pescare nelle zone particolarmente pescose al largo del Labrador e di Terranova. Conoscevano perfettamente la rotta settentrionale. Ed è da lì, molto probabilmente, che i Templari hanno acquisito le rotte per l'America. I Templari, dopo, quando ritornarono dalla Terra Santa e quando iniziarono a espandersi a macchia d'olio come potenza economica, oltre che militare e religiosa, su tutta Europa, oltre ad aver creato a loro uso e consumo il Portogallo, e il Portogallo poi è stato dominato da una stirpe regale messa sul trono dai Templari, che erano tutti grandi navigatori, ma oltre al discorso portoghese, i Templari avevano in Francia il loro quartier generale e sicuramente acquisirono le informazioni dei pescatori della Normandia. E iniziarono ad attraversare l'oceano con la loro flotta. C'è un libro bellissimo di Jacques de Maquiez, uno studioso che è morto alcuni anni fa, ma è uno degli studiosi che più hanno documentato la presenza templare in America, proprio con prove, con documenti. Lui ha dimostrato un qualche cosa di sconvolgente, che riscrive completamente la storia. Intanto lui ha dimostrato come in America, mentre i vichinghi norvegesi si sono limitati a colonizzare il Vinland, quello che loro chiamavano il Vinland, che poi era il Labrador. Anche quello un falso storico, dicono. Dicono un falso storico. Negano l'evidenza, tutto è falso, no? Tutto viene negato. Tutto negato. E quello che non segue la storia. E tutto è davanti ai nostri occhi. Ma ha sostenuto che i vichinghi norvegesi che colonizzarono il Labrador, Terranova, alcune aree del nord degli Stati Uniti e la Groenlandia si limitarono alla rotta settentrionale, mentre i vichinghi danesi sarebbero stati quelli che arrivarono in Sud America addirittura. E De Maquiez parla di un intenso scambio fra insediamenti dei vichinghi danesi, addirittura in America meridionale, si parla delle aree del Perù e della Bolivia, e i Templari, che venivano in buona parte dalla Francia. I Templari sostanzialmente acquisirono, in cambio di tecniche architettoniche, in cambio di vai a sapere che cosa, prendevano l'oro e l'argento che questi vichinghi estraevano dalle miniere americane e lo trasportavano in Europa. In Europa nel XII secolo, al tempo in cui l'ordine del Tempio cresceva a dismisura, l'argento era quasi scomparso. Non esistevano più miniere attive d'argento in Europa. Le miniere note
poche erano nella penisola iberica in Germania, ma erano già quasi esaurite dalla tarda epoca romana. Non esistevano miniere d'argento attive e addirittura a quell'epoca venivano fuse quando le trovavano le antiche monete romane, i denari e gli antoniniani, per ricavarne poi le monetine medievali, che erano piccole piccole. E i denarini medievali erano piccoli, piccolissimi, sempre più piccoli perché l'argento scarseggiava. Improvvisamente l'Europa si riempì d'argento. Guarda caso, dopo il grande exploit dei Templari. E molto probabilmente con questo argento hanno poi edificato le grandi cattedrali gotiche nel nord della Francia, è una spiegazione plausibile. Ci sarebbe tanto altro da dire. Ma arriviamo alla Toscana, che è un po' il clou del libro, perché la Toscana è indissolubilmente legata alla conoscenza dell'America, per tutta una serie di ragioni. Ora io nei prossimi giorni voglio ripubblicare un libro che è sconosciuto ai più. Questo libro è stato scritto è un poema, un poemetto, si intitola L'America. Ah, quello di... Capito. È stato scritto da Gualterotti, era un grande iniziato, era un personaggio di grande cultura. Era uno dei più grandi eruditi della corte di Cosimo II. A dire la verità, lui era già al servizio di Ferdinando. Lui entrò a servizio dei Medici già al tempo di Francesco I, poi stette al servizio dei Medici, a corte con i Medici per tutto il regno di Ferdinando, che poi fu breve, 9 anni. E del figlio di Ferdinando Cosimo II. In particolare fu il precettore di Cosimo II, insegnò tante cose. E questo Gualterotti era ferrato di alchimia, di culti misterici, di antiche tradizioni, di ermetismo e aveva anche una grande passione per la geografia. Lui ha scritto un'opera che ha voluto dedicare a Cosimo II de' Medici, pubblicata nel 1606, intitolata L'America. In questo testo, che pochi conoscono, che l'ultima volta è stato ripubblicato negli anni 30, poi mai più, in una raccolta, in un'antologia insieme ad altri testi, lui racconta della partenza di una flotta fiorentina nel 1442, una flotta Ah, fiorentina, 42? sì, Ah, ci siamo allora, dunque. si parla di una flotta voluta da Cosimo il Vecchio dei Medici. Vengono menzionati i nomi di queste 7 navi fiorentine. Una si chiamava Speranza, una si chiamava Trinità, una si chiamava Fortuna. Vengono menzionati i nomi dei comandanti di queste 7 navi. Erano esponenti delle principali famiglie fiorentine. C'erano i Rucellai, i I Pazzi. Rucellai non per nulla hanno una vela nel loro È stemma. chiaro? Guardate la facciata di Santa Maria Sì. Novella, c'è una striscia di vele. Ora, questo è un poema, è un'opera poetica, però curiosamente descrive i nomi dei comandanti delle navi, i nomi delle navi. Da dove sono partite queste navi? Navi partite da Porto Venere, che all'epoca era sotto il controllo dei Medici. Porto Venere è stato sotto il controllo dei Medici come per circa 3-4 anni. Poi dopo è ritornato a Genova. Questa storia si ricollega a ben altre vicende. Nel 1439, La Cosimo il flotta è diretta Vecchio, dove, scusi? eh? Non ha detto dove era diretta la flotta. In America. È proprio diretta, diretta In in America. America. Infatti il Non ha poema letto il si poema. chiama L'America, però ci menziona una flotta fiorentina che va in America 50 anni prima di Colombo. Dice poco, E ma lo ne descrive anche scrisse. l'esito? Ne descrive
non ci dice poi che cosa erano andate a fare, ci dice solo che andarono in America. Poi è molto sibillino il testo, perché chiaramente è un poema allegorico, le cose le dice fra le righe, le dice non le dice, fa capire che sa molto più di quello che può dire, ed è già tanto che dica questo. Ma c'è l'antefatto qual è? L'antefatto è che nel 1439 Cosimo il Vecchio riesce a far spostare da Ferrara a Firenze il concilio ecumenico, quel concilio che doveva sancire l'unificazione delle due chiese d'Oriente e d'Occidente, che poi venne sancita sulla carta, ma finì nel nulla, alla fine non venne attuata. Il concilio di Firenze fu un'occasione importantissima per tante altre realtà, perché parallelamente al concilio vero e proprio, che durò parecchi mesi, e Firenze si riempì di eruditi bizantini, a cominciare da Giorgio Gemisto Platone e parecchi altri. E a Firenze arrivarono determinate conoscenze, arrivarono determinati personaggi che erano detentori di certe conoscenze. Fu al concilio del 39 che Cosimo e Gemisto Platone decisero, pianificarono la realizzazione di quella che poi sarebbe divenuta l'Accademia Platonica, e decisero di metterci a capo Marsilio Ficino, che all'epoca aveva 6 anni, era il predestinato, avevano già deciso che sarebbe stato lui. Cose strane, ma la cosa più strana di tutte qual è? In occasione di questo concilio ecumenico ci fu la presenza a Firenze di una delegazione cinese, una delegazione di diplomatica della dinastia cinese Ming. Che cosa questi cinesi siano venuti a fare a Firenze? Pochi l'hanno capito, in realtà non ne sappiamo molto. Si sa che c'erano, vengono descritti da varie cronache. Questi cinesi non andarono al concilio ecumenico, non gliene poteva fregare di meno di andare a interagire con cardinali, col papa e con vescovi e con... La scusa per mascherare la loro presenza. Ufficialmente vennero per il concilio, in realtà vennero per incontrarsi con Paolo dal Pozzo Toscanelli, esponenti della famiglia Vespucci e i Medici. È tutto documentato. A quel tempo la Cina aveva il monopolio dei mari, della navigazione oceanica. La dinastia Ming aveva realizzato una flotta oceanica pazzesca. C'era un ammiraglio molto famoso, Zheng He. Io qui nel libro ne riporto un ritratto. Questo Zheng He venne nominato dall'imperatore Ming capo di questa imponente flotta oceanica che viaggiava in tutto il mondo. Queste navi cinesi arrivarono in Australia, arrivavano regolarmente in America, nell'Oceano Indiano, in Sudafrica, hanno trovato testimonianze. A parte Sudafrica è testimoniato dalla carta di Fran Mauro. Sì, sì, sì. Scritto qui nel 1420, anno del Signore, passò una giunca cinese. Ma poi loro lasciavano testimonianze scritte dove andavano. Ecco, questo è l'ammiraglio Zheng He. E qui c'è una descrizione delle navi, delle immagini delle navi della sua flotta, navi che erano lunghe oltre 300 metri, praticamente erano quasi più grandi delle moderne petroliere, erano larghissime, potevano contenere centinaia di uomini di equipaggio, praticamente le caravelle di Colombo, per darvi un'idea, un gusto di noce, sembrano delle scialuppe di salvataggio paragonate a queste navi. Queste navi andavano ovunque, avevano il monopolio degli oceani. Hanno trovato relitti di queste navi lungo le coste della California, insieme a ceramiche Ming, anche queste scoperte nascoste. È successa una cosa strana, mai spiegata. Dopo l'arrivo di questa delegazione a Firenze, dopo questi colloqui che sono stati tenuti fra questi cinesi e Paolo dal Pozzo Toscanelli, Medici e Vespucci,
Ci fu in concomitanza anche la morte dell'imperatore Zhudi, che era il grande mecenate della flotta oceanica. Morto l'imperatore Zhudi, ritornati in patria questi cinesi da Firenze, la Cina decise, il nuovo imperatore decise di smantellare completamente, di richiamare in patria tutte le navi della flotta oceanica immediatamente e di smantellarla. Queste navi vennero demolite. E addirittura fu vietato alle navi cinesi di solcare gli oceani. Una cosa inspiegabile, nessun storico è arrivato a spiegare questa decisione folle, ancora più folle della distruzione del Nord Stream di oggi, cioè qualcosa di pazzesco. Evidentemente il monopolio di certe rotte era passato a qualcun altro. Quindi ci sono decisioni superiori. Decisioni superiori nate sulla scorta di trattative. Ora, i medici avevano una grande disponibilità di soldi, lo sappiamo. Ma io non penso, sinceramente, che... più dei cinesi. Io non penso che si sia trattato solo di una questione economica. Perché la Cina doveva rinunciare a fiorenti commerci in tutto il mondo, perché importava ed esportava merci in tutto il mondo, in tutta l'Asia e nel Pacifico, fino in Australia. Eppure la Cina rinunciò improvvisamente a questa flotta e curiosamente nella sagrestia vecchia della nostra Basilica di San Lorenzo, che era la chiesa medicea per eccellenza, è stato dipinto negli anni 60 del 400 un cielo stellato molto bello. In realtà non si sa chi l'abbia dipinto, alcuni sostengono Piero della Francesca, altri ipotizzano altri autori, ma a prescindere da chi l'abbia dipinto effettivamente, lo ha dipinto qualcuno che conosceva molto bene l'astronomia. Stellazione australe. Ma perché un cielo stellato, se reale, se corrispondente, è come una fotografia nel tempo e nello spazio, raffigura il cielo in un determinato momento della storia. Irripetibile. Come un altro cielo di cui vi parlerò fra poco e che è più antico di 3000 anni. Ma questo è importante per Firenze e per l'America. Per un motivo. Rappresenta una data. Già negli anni 60 astronomi dell'osservatorio di Arcetri riuscirono a decodificare la data, il 4 luglio 1442. Ma Sandra Marraghini poi ha approfondito ulteriormente in un suo libro bellissimo che è il Piero della Terra Francesca, veramente un libro bello, denso di informazioni preziosissime. Lei ha ulteriormente approfondito la questione di questo cielo, che è un cielo che a Firenze poi è ricorrente, perché lo hanno rappresentato uguale i pazzi nella loro cappella a Santa Croce. Identico. È presente poi in un dipinto del Vasari, sopra un mappamondo. È presente anche vicino ad Arezzo, mi hanno detto, in una chiesa. Mi hanno segnalato che in provincia d'Arezzo, in una chiesa e non mi ricordo quale, c'è lo stesso cielo stellato, con la stessa data, con la stessa disposizione delle stelle. Ma Sandra Marraghini ha approfondito il fatto che lei ha confutato il fatto che si trattasse del cielo visto da Firenze. In realtà, chi l'ha dipinto aveva una padronanza tale dell'astronomia da rappresentare un cielo stellato visto da due punti focali diversi. Quella è una sintesi di due punti d'osservazione diversi. Questi due punti sono non Firenze. Uno è l'estuario del San Lorenzo in Canada. Agli estremi, che poi sono... c'è un motivo poi. L'altro è all'estremo opposto. È a Shanhaiguan, che è quella città cinese dove la grande muraglia arriva sull'oceano e finisce. Al termine della grande muraglia, a Shanhaiguan, c'è una fortezza che sembra la fortezza d'Abbasso,
Una fortezza medicea. Uguale. In stile toscano. Sembra fatta da San Gallo, sembra la fortezza da basso. È alla fine della Grande Muraglia. Costruita quando? Nel 1442. Non si sa da chi. E torna la data del Gualtierotti. E torna la data del Gualtierotti. Tra l'altro, a conferma di questo, nell'affresco, la cavalcata dei magi, c'è uno dei medici che ha in testa un copricapo. Sì. C'è un indio perfetto. Infatti ci sono anche degli... Ci sono anche dei felini che non c'erano in Europa, insomma, nella cavalcata dei magi, che sono delle linci americane. Già. Puma. Chiaramente, come veniva mantenuto il segreto delle rotte navali ai tempi romani e in precedenza, o dei fenici da cartaginesi, e come hanno mantenuto il segreto sulle rotte per l'America ai templari, che non fecero una vera e propria colonizzazione, misero vari insediamenti. Ci sono tante tribù americane, fra l'altro, che hanno conservato nei loro dialetti, tante tribù indiane, migliaia di parole francesi che nessuno ne spiega l'origine. Perché quando arrivarono i francesi nel 600, queste tribù parlavano già francese e si intendevano con i primi coloni francesi. Avevano acquisito il francese dai templari. Secoli prima, ma c'era la segretezza comunque, perché anche i templari mantennero la segretezza delle rotte, e lo stesso molto probabilmente fecero i medici. Se è vero che i medici fecero una trattativa con i cinesi per acquisire le rotte dell'America, se è vero che mandarono questa prima flotta, che era guidata dal nonno di Amerigo Vespucci, che si chiamava Amerigo pure lui, Amerigo il Vecchio, che poi è quello che è raffigurato in tutti i ritratti, come se fosse quell'altro. Sì, l'altro invece era... Ma il ghirlandaio Docet, insomma, che dice che sì. No, non è il figlio, non è il nipote. E anche Vasari dice di Leonardo, che aveva fatto un ritratto del vecchio Vespucci. E Leonardo può aver fatto soltanto un ritratto del vecchio, del nonno, non del figlio, non è del vero. Nipote. Insomma, c'era la segretezza su questo, perché Firenze, i medici, secondo me, si arricchirono a dismisura con le risorse americane. Cioè, erano ricchi di per sé, ma probabilmente acquisirono molta più liquidità. Scusa, faccio una domanda. Alla fine però questa cosa della segretezza non ha premiato, perché poi sono arrivati gli spagnoli, cioè ora arrivo all'inghippo, qual è stato? C'è una storia. C'è una storia particolare. Secondo gli studi sia di Bruna Rossi che di Sandra Marraghini, che hanno scritto dei libri fondamentali, secondo me, per queste ricerche, ci fu un'alleanza per lo sfruttamento delle risorse americane fra i medici, gli Sforza di Milano, addirittura Matteo Corvino, re d'Ungheria, la Francia, il sovrano francese Francesco I, che fra l'altro si recò anche in America, è documentato. E la famiglia Appiani di Piombino. Appiani. Gli Appiani hanno sempre avuto, fra l'altro erano imparentati con i Vespucci, Semiramide Appiani, Semiramide sposò Appiani. Un Vespucci. Il Vespucci. Poi era una donna tranquilla, stava tutti i giorni a ricamare, da quanto scrive nelle sue lettere: oggi ho realizzato un cappellino di lana all'uncinetto per il bambino della mia amica. Era fissa all'uncinetto, però si chiamava Semiramide, nome. Ma gli Appiani avevano il monopolio delle zecche, gli Appiani coniavano moneta, e Bruna Rossi sostiene che tutto l'oro che veniva dall'America passava per Piombino, a Piombino veniva fuso e a Piombino venivano realizzati fiorini in quantità industriale. Chiunque aveva questa conoscenza in qualche modo poteva anche ricattare. Allora, cosa è successo? Si sono arricchiti in tanti, ma era un'occasione. No, alla fine si sono litigati, perché a Firenze c'era una forte fazione antimedicea da sempre. I medici non erano i signori di Firenze in maniera ufficiale, erano la famiglia che deteneva di fatto il potere, ma Firenze era sempre una repubblica. Certo.
I pazzi erano stati della partita, perché i pazzi risultavano nel poema dei Gualterotti fra i comandanti. Un pazzi era comandante di una di queste navi, avevano partecipato. Evidentemente poi... Ma c'è anche in Sacrestia Vecchia, l'armadatura, due stemmi, medici e pazzi. Sì, erano alleati. Poi si sono litigati per vari motivi commerciali e non solo, anche motivi dottrinali. Ci si litiga per fratelli, figuriamoci se non si litiga per famiglie. A Firenze. E ci fu di mezzo il Papa, quel delinquente di Sisto IV, un altro. Uno dei peggiori papi della storia. Sisto IV teneva praticamente per i suddetti quello che era stato un alleato dei Medici, che addirittura era stato il padrino di Cosimo, di Lorenzo il Magnifico, il signore di Urbino, Federico da Montefeltro. Federico da Montefeltro, duca di Urbino, fatto duca dal Papa, lui regnava per intercessione del Papa, su quello che di fatto era un ducato autonomo, ma che di fatto rientrava sotto i territori del papato. Lui era un vassallo del Papa, non poteva contraddire il Papa, perché il Papa, volendo, gli poteva dire: senti bello, io ti levo il titolo di duca e ti tolgo tutte le terre. Lui fu di fatto costretto a organizzare la congiura dei pazzi. C'è Francesco Simonetta, che è uno storico che insegna a Parigi, che è discendente di Chicco Simonetta, che era il potentissimo cancelliere degli Sforza, ha raccontato in un libro, La congiura Montefeltro, che ho letto di recente, ha raccontato tutti i retroscena di come Federico da Montefeltro venne coinvolto nella congiura dei pazzi, ne fu uno dei pianificatori. Questa congiura servì per far fuori, l'obiettivo era far fuori i Medici e togliergli il monopolio delle rotte per l'America. Questo non lo dicono gli storici. La congiura fallì, venne ucciso Giuliano, Lorenzo se l'è cavata, venne protetto dai suoi fedelissimi nella sagrestia del Duomo e la sua vendetta è stata terribile. Non ha esitato a far fuori parecchi congiurati, a decimare la famiglia Pazzi, a confiscargli tutto e soprattutto ad arrivare poi ai mandanti. Lorenzo sapeva molto bene che uno dei mandanti era Federico da Montefeltro, ma con lui continuò a trattare. C'erano dei vincoli iniziatici che li legavano, altra questione ignorata dagli storici. Ma Sisto IV, uno dei peggiori, fu l'inventore del nepotismo, che nominò tutti i suoi nipoti, i cardinali, erano un branco di delinquenti a quella corte papale. Lui voleva a tutti i costi distruggere il potere mediceo e impossessarsi della Toscana, per tutta una serie di ragioni. Voleva far rientrare la Toscana sotto il controllo dello Stato Pontificio. Non ci riuscì, la congiura fallì, il Papa dichiarò guerra alla Toscana. Federico da Montefeltro riuscì a sfilarsi da sta guerra, riuscì a barcamenarsi alla fine, a non mandò sì le sue truppe, ma impedì alle truppe di arrivare a Firenze. A questa guerra parteciparono anche i napoletani. Il re di Napoli, Ferrante, mandò un proprio esercito guidato dal principe di Calabria. Parecchie città della Toscana vennero invase e occupate, soprattutto nell'Aretino. Fu una guerra dispendiosa, anche perché Firenze non aveva un esercito, come tanti stati italiani all'epoca non avevano un esercito di leva. Erano tutte truppe mercenarie che venivano guidate da capitani di Ventura, che venivano arruolate pagandole profumatamente, e chi poteva permettersele se le permetteva. Dopo diverse sconfitte, con il rischio che questi eserciti nemici arrivassero a Firenze, Lorenzo prese una decisione inaspettata, che stupì tutti: andò a Napoli.
Ma non è che andò a Napoli così per un fine settimana. Andò a Napoli e ci restò 3 mesi. Andò a Napoli in teoria dal nemico, perché Ferrante d'Aragona era uno di quelli che attaccavano la Toscana, era in guerra. Lui andò, venne ricevuto con tutti gli onori da Ferrante. Ferrante era un uomo molto pratico, badava al soldo, badava agli interessi pratici. E Lorenzo andò a trattare, andò a mediare, venne ricevuto con tutti gli onori, anche se era seguito passo passo, raccontano certe cronache, lo tenevano d'occhio, per quanto a Napoli fosse come una reggia. Ma lui andò a trattare, a mediare, e io ritengo che, oltre a varie concessioni economiche, lui conferì agli aragonesi certe mappe, certe rotte per l'America. Guarda caso, raggiunti certi accordi di cui non sappiamo nei dettagli. Abbiamo conoscenza di alcuni degli accordi economici che Lorenzo raggiunse con Ferrante d'Aragona, ma non conosciamo tutto quello che hanno stabilito, perché è tutto segretato. Lui tornò a Firenze da trionfatore, Napoli uscì dalla guerra, ritirò le proprie truppe, Sisto IV rimase fregato perché nel frattempo morì Federico da Montefeltro, che era già malato. Il Papa si ritrovò da solo e dovette raggiungere una pace. Non era in grado, con le proprie truppe, con tutti i suoi lanzichenecchi, guardie svizzere, mercenari vari, non era in grado di continuare una guerra contro la Toscana. Lorenzo salvò Firenze, ma sicuramente Firenze perse qualcosa di importante. Da quel momento in poi, poco dopo, poi morì Lorenzo, 2 o 3 anni dopo. No, 2 o 3 anni dopo no, 8 anni dopo. Molto guarda, probabilmente... Guarda caso nel 92. Guarda caso, anno strano il 92. Nel 92 ne hanno fatti fuori tanti. Allora, anche Lorenzo è stato avvelenato. È vero che era malato di gotta. La gotta era un male di famiglia che se la tramandavano. Era malato di gotta già Cosimo il Vecchio, anche se riuscì a cavarsela egregiamente. È morto anziano. Soffriva di gotta Gianni di Bicci. È morto di gotta e non poteva più camminare il Piero de' Medici. Infatti lo chiamavano Piero il Gottoso. La gotta poi ha colpito anche Lorenzo. Ma Lorenzo non è morto di gotta. Lui se aveva dei medici che lo curavano e per un certo periodo si era anche ripreso. Era tornato a poter camminare, a potersi muovere, seppur col bastone. Insomma, era improvvisamente ha avuto una ricaduta e pare che sia stato avvelenato, chiaramente. È morto nel 92. Nel 92 è stato ucciso allo stesso modo Pico della Mirandola, anche lui avvelenato. Nel 92 viene fatto figurare morto Piero della Francesca, fatto figurare, poi in realtà pare che non sia morto nel 92. Giorno della scoperta dell'America. Il giorno della scoperta dell'America. Poi in realtà pare che Piero sia sopravvissuto a quella data, ma probabilmente ha inscenato la sua morte. Sì, perché il Vasari menziona è morto a 86 anni, sì. Quindi se è nato nel 20 poteva essere morto infatti, nel 92. Ma il 92 ha avuto una scia di sangue, è stato ucciso allo stesso modo Agnolo Poliziano, avvelenato pure lui. Di Piccola Mirandola è sicuro hanno fatto la diagnosi negli ultimi anni, con la risomazione del corpo. Ha accreditato e poteva screditare la scoperta fatta in quell'epoca. Hanno ucciso personaggi chiave dell'entourage mediceo, che era una conoscenza di determinate cose, soprattutto il Poliziano e Pico della Mirandola. Un po' come fanno oggi quelli che sì, si mettono contro il sistema. Ma ce ne sono stati tanti morti. Non molto prima era stato ucciso anche Michele Marullo, un grande iniziato bizantino che era stato per un certo periodo alla corte dei Medici. Anche lui venne trovato morto
affogato nel fiume Cecina. È pericolosissimo. Ah. È sempre in secca. Appunto. Ma all'epoca era di pieno. No, malore. Nel Po, nel Danubio, nel fiume Cecina. Malore improvviso. Malore improvviso. E anche lui era collegato con certe conoscenze. Insomma, è stato un anno strano. Guarda caso, in quell'anno, il giorno presunto della morte di Piero e la Francesca, un certo Colombo, chiunque fosse in realtà figlio del Papa, ci sono tante teorie. Come Innocenzo VIII. Sì, ma poi anche lì sapevano tutto. Il cognome aveva un valore simbolico. Sì, su Colombo ci sono le teorie più disparate, in realtà non si sa. Si sa solo che si spaccia per genovese il personaggio e non parlava italiano. Scriveva in spagnolo. Non era in grado di scrivere in italiano in maniera compiuta. Quindi o è stato sostituito, come sostengono alcuni. Lo scrittore inglese Childress, come si chiama, sostiene che Colombo sia stato sostituito da un certo Ferdinand Colon, che era un ebreo delle Baleari, che si sarebbe sostituito alla figura di Colombo, è plausibile. Un po' come il Amerigo Vespucci il giovane si è sostituito a quello di Amerigo Vespucci il vecchio. Difficilmente lo sappiamo perché è stata costruita una montatura storica molto difficile da smontare. Alessandro c'è scritto di suo. Sì, sì, giusto. Sulla tomba di Innocenzo. Sull'epitaffio del Papa. Innocenzo Papa Sibo, tra l'altro. E c'è scritto proprio sotto il suo pontificato la scoperta di un nuovo mondo. Ma lui è morto nel luglio del 92. Sì, quando Colombo partiva. No, prima che partisse. Poi, chiunque fosse stato Colombo, anche lì è una baggianata il fatto che non sapesse dove andava, non sapesse dove era arrivato, perché lui aveva le mappe, aveva acquisito le mappe dal Portogallo. Ha sfruttato le correnti oceaniche come un esperto marinaio. È partito esattamente quando le correnti, quelle che partivano, la corrente delle Canarie era favorevole. Ed è tornato quando era favorevole la corrente contraria. Per uno che non conosce l'oceano, che non sa dove va. Non fortunato. Le mappe templari. Sì, aveva le mappe templari sicuramente per essere al Portogallo. Ma la ragione di questo cover up è veramente inspiegabile, perché poi questo cover up continua tutt'oggi. Sì, ma perché, cioè, in America hanno distrutto codice... testimonianze archeologiche ovunque. Ma cioè, è una questione di diritto? Ma evidentemente ci sono documenti che non conosciamo, questioni che non sappiamo, perché sì, ci fu il trattato di Tordesillas voluto dal Papa Borgia. Altro delinquente. Per la spartizione ce n'era anche fra Spagna e Portogallo del mondo. Cioè il Papa Borgia spagnolo decise che il mondo doveva essere spartito fra Spagna e Portogallo. E venne tracciata una linea, la Raya. Due regni religiosamente legati al cristianesimo. Sì, però aveva senso. Aveva senso, ma a discapito di tutte le altre potenze navali, che tante erano, c'era l'Inghilterra, c'era Venezia, che poi stettero zitte, e quello è bello. Cioè, viene fatto un trattato che assegna tutti i possedimenti coloniali del mondo a Spagna e Portogallo, l'Inghilterra tace, la Francia sta zitta, Venezia, l'Olanda, tutto in silenzio. Il Portogallo fece modificare il trattato poi, perché questo trattato prevedeva una linea di demarcazione 3.000 miglia a ovest dei Capoverde. Il Portogallo lo fece spostare questa linea di alcune centinaia di miglia. 300 leghe da fare forse. Leghe, tanto da includere buona parte del Brasile. Sapevano che c'era loro? Sapevano che c'era il Brasile. E poi si torna a Firenze, perché come ha menzionato Mauro prima, la famosa carta del 1507. Ora nel 1507 non era, a parte anche Piri Reis poi nella sua mappa scrive che
ha acquisito certe conoscenze dalle carte di Colombo. Però la mappa di Pirenese è successiva, è di metà 500. La mappa del 1507 è stata realizzata in un monastero in Lorena. Lorena che all'epoca era sotto l'impero tedesco, sotto il Sacro Romano Impero. Sotto Renato d'Angiò. Un monastero molto particolare, il monastero di Saint-Dié, dove c'era un circolo di monaci eruditi, probabilmente era un circolo iniziatico, che era molto legato a Firenze. C'era infatti un astronomo, Matthias Ringmann, che era stato per diversi anni alla corte dei Medici, era un grande scienziato, un astronomo, un geografo, e c'era questo monaco molto ferrato in geografia, questo Martin Walsemüller. Furono loro due gli autori di questa mappa, che è una mappa sorprendente, perché non solo è la prima che menziona l'America con quel nome, ma nel 1507 i contorni del continente americano non erano ufficialmente noti e mappati, soprattutto quelli del Sud America. Non era nota ufficialmente la conformazione delle coste del Sud America, soprattutto sul Pacifico. La carta di Martin Walsemüller rappresenta tutta l'America con la esatta conformazione di costa anche sul Pacifico. Vedi, c'è il Golfo di Arica, qui vedi? Sì. Qui nel Pacifico, Sud America, vedete il Golfo di Arica qui, nella parte bassa. Come facevano a sapere che faceva questa angolatura così? Dove c'è l'Inca? Dove c'è l'Inca? Tra Perù e Cile. E poi, scusa la digressione, ma qui si vede bene il mondo accanto a Vespucci che c'ha l'anello medice col diamante. Sì. La calotta popolare, polare, è un anello medice. Il famoso anello di Cosimo col diamante. Cosa vuol dire? Era l'emblema di Cosimo della conoscenza. La conoscenza era la conoscenza del mondo, era dei Medici, era della di Firenze. Quindi le informazioni per realizzare questa mappa, che poi è stata fatta sparire, perché venne realizzata, questa era un mappamondo fatto a spicchi che doveva essere spicchi che dovevano essere applicati su una sfera. Loro realizzarono anche un mappamondo poi minore, sì, quello che, cordiforme a meridiano. A meridiano. Cordiforme si chiama, perché è proprio una forma quasi a cuore. Ma venne fatta sparire la carta, perché realizzata in 1000 esemplari. 400 anni è scomparsa. Sì. Ne è stato trovato un esemplare. Era stampato. Guarda caso, da due gesuiti. In un castello tedesco, il castello di una nobile famiglia tedesca. Nel 1901. Era stampata, scusi, non ho capito, stampata. Era stampata. Mille esemplari tutti scomparsi. Tanti, certo. Ma sono stati fatti sparire tutti. 12 xilografie di questa grandezza, cioè una a uno. Sono una a uno questa. Una a uno, 12 per 2,5 metri per 1,5 metri la carta, una carta murale. E mille di queste cose. Perché l'hanno fatto in maniera così spezzata? Perché doveva servire anche per coloro che viaggiavano, ovviamente, avendo gli spezzoni, erano facilmente consultabili. Certo, non si fa coperti, non si tagliano, si deve fare. Cartine turistiche. Fate sparire come? Dannazio memoria. Chi ce l'aveva queste carte? L'hanno fatte, come hanno fatto il falò? Navigatori? Allora, probabilmente le carte vennero stampate nel monastero di Saint-Dié. Probabilmente vennero poi inviate, all'epoca non c'erano le librerie come oggi. Insomma, esisteva da poco la carta stampata, da malapena un secolo, va. E vennero mandate in varie località europee a luoghi di cultura. Qualcuno provvide poi a farle sparire. Oggi è un po' più difficile, magari un libro viene fatto in qualche migliaio di esemplari, ci vuole un po' più di metodo per farlo sparire, ma lo fanno anche oggi. A parte che con l'altra Europa prima edizione è introvabile, perché l'hanno fatta sparire, non avrebbe work. Sì. Sì. Tutte le copie. Insomma, i misteri sono tanti e tutto si collega poi a Firenze. L'ombelico del mondo. Eh sì. Non per nulla abbiamo fatto un libro noi che si chiama Oceano Arno. Che indica proprio l'Arno
come metaforicamente parlando, come la via di tutti i navigatori fiorentini che hanno fatto la storia delle esplorazioni, che sono tutti, guarda caso, fiorentini, cioè persone non del mare, non mai hanno visto il mare, da Verrazzano del Chianti a Vespucci qui di Firenze, a Giovanni da Empoli, a Filippo Sassetti, a Francesco Carletti, e chi più ne ha più ne metta, nessuno viene da Pisa, nessuno viene da luoghi costieri. Già. Sono tutti, Andrea Corsali viene da Monteboro di Empoli, pure ha scoperto la Croce del Sud in Australia, è considerato pater patriae, quindi voglio dire, siamo di fronte a un qualcosa di inspiegabile, perché nessun marinaio, tutti ovviamente non andati per mare come capitani, sono andati per mare come cosmografi, come conoscitori del... Perché? Perché Firenze, come diceva Nicola, era la sede, il baluardo della conoscenza che era stata acquisita in maniera tuttora non spiegabile fino in fondo, ma anche il Concilio di Firenze è stato probabilmente uno dei grandi capisaldi di questa conoscenza. Sì. Tanto che ci sono talmente cose casuali, che non sono casuali ovviamente, ma lo dico casuali perché ci si capisca. C'è una domanda, ora sì, si procede. Ci si capisca, è che stranamente anche quella che è la collocazione dei meridiani attuali che si basano sul meridiano di Greenwich, chi lo dice? Dice, beh, è stato fatto nel 1800, quasi 1900, ma chi lo dice che quella suddivisione che prevedeva quel meridiano non sia stato un qualcosa di antecedente e poi acquisito in quel momento? Perché è inspiegabile il fatto che ci sia una data come luglio del 442, che in termini moderni si esprime come il 742, no? Che poi è il mese settimo dell'anno, e 42 è l'anno, che Santiago di Compostela si trovi esattamente a 7 gradi ovest e 42 nord. Mm-hmm. E perché Santiago di Compostela è importante? Perché Santiago di Compostela è probabilmente, anzi sicuramente, il punto dove Vespucci è partito. Perché qui, nella cosmografia introductio e nelle quattro navigazioni di Vespucci, che è un documento originale, va bene? È originale, l'abbiamo riprodotto in maniera anastatica. Qua giù ha le quattro navigazioni di Vespucci, contrariamente alla lettera al Soderini, al Mundus Novus, a tutto quello che è stato scritto, ha il sigillo reale di Renato d'Angiò, il sigillo imperiale di Massimiliano d'Asburgo e il sigillo papale dell'epoca. Se quattro navigazioni, come sono descritte qui, hanno questi tre sigilli, direi difficilmente siano un falso storico, no? E dicono che lui è partito dal Portum Calicium e dalla Calicia. Molti dicono, quelli che vogliono rimanere al copia e incolla accademico, dicono che Calicia o Calicium significa Cadice ed è stato quindi una deformazione, un errore. Ma perché andare a cercare l'errore quando c'è la verità che è lampante? Perché Calicia significa Galizia. In latino, poi figuriamoci se fanno degli errori con tre sigilli insieme. Quindi voglio dire, se ti dice è partito dal Portum Calicium, e guarda caso il Guicciardini nel 16° o 17° libro della storia d'Italia menziona che Lorenzo di Pierfrancesco de' Medici, che era il patron di Vespucci, in quel 1497 fatidico dove Vespucci parte per il primo viaggio, era in Galizia, lo dice Guicciardini. Quindi tante cose si mettono insieme, tante cose vengono fuori. E torno al discorso finale per chiudere questa piccola digressione. Mi fa venire in mente niente Santiago di Compostela? Fa venire in mente la conchiglia di San Giacomo. Sì. Se voi andate alla sagrestia vecchia del cielo che menzionava Nicola, questo cielo rotondo che c'è in questa cupola emisferica, è accerchiato da quattro conchiglie di San Giacomo. Che poi c'è anche nella nascita di Venere il Botticelli. Del Botticelli. Che guarda caso ha la base 3,14 nel pi greco, insomma tutta una questione di... Che poi la nascita di Venere rappresenterebbe il golfo di Porto Venere, da dove è partita la flotta fiorentina. E quindi tante sono le allegorie, gli spunti metaforici per arrivare a questo. Non la conchiglia, non è la prima di cervello. Che cosa? Nella Venere. No, la conchiglia di San Giacomo è quella...
Insomma, per chiudere questo, poi ripasso la parola a Nicola per chiudere la sua presentazione. Io passerei a qualche domanda. Passerei a sì. Intanto, se avete domande, ovviamente la prima c'è una domanda là. Ce l'abbiamo laggiù. Vai. Ciao Nicola. Ciao. Allora, sintetizzando un pochino da il corposo discorso, praticamente, allora, hanno mentito su probabilmente l'archeologia, hanno mentito sulla geografia, possiamo dire che hanno mentito su tutto. Bravo. E uno giustamente si domanda perché tanta oscurità, no? Naturalmente. Tra l'altro collegato alle stelle. Perché, secondo me, c'è una volontà di, come dice Mark Twain, nascondere qualcosa mettendolo in vista. Per esempio, il fatto che le stelle sono fisse. Se uno osserva, le stelle sono fisse. Anche la storia praticamente dello spin della Terra, per essere credibile, dovrebbe essere qualcosa per cui la Terra sarebbe una centrifuga per quanto ruota velocemente, no? Invece, noi dovremmo essere quindi centrifugati sostanzialmente ogni giorno che camminiamo per strada, invece stiamo belli fermi tranquillamente senza dover fare i gervisci, no? Quindi io quello che penso, visto anche per esempio quello che è scritto di Operazione Corona, che insomma altera completamente trattazioni scientifiche, è che la scienza stessa, e lo dico da biologo, sia stato veramente un velo che serve per impedire praticamente a noi comuni mortali di giungere alla verità sostanzialmente, cioè che praticamente molto probabilmente anche la storia del cambiamento della teoria geocentrica, da geocentrica a eliocentrica, sono tutti cover up per nascondere il fatto che è ferma, le stelle sono ferme praticamente, il sole li gira intorno e che molto probabilmente la Bibbia è il libro che dice veramente quello che è successo. E quindi la scienza serve per impedire alla gente di arrivarci. Non so, te che ne pensi? Ma è complessa la questione. Ora io non ho mai avuto la fortuna di vedere la Terra dallo spazio. Nessuna diretta la fanno mai dallo spazio. Tante cose nascondono. C'è l'esperimento di Torricelli della deviazione dei gravi verso Oriente. Sì, sì, però io, dicevo, io non ho visto personalmente la Terra dallo spazio. Quindi qualche dubbio ti viene. Non serve. C'è l'esperimento di Coriolis, le correnti. Sì, gli esperimenti ci sono, c'erano anche quelli di Eratostene. E io sostengo che la Terra sia sferica. No, no, ma che gira. Il moto c'è. Io però ho come l'impressione che la geografia terrestre sia diversa. E secondo me la Terra è più grande di quanto ci viene detto. Io ho questa convinzione. Se ne può fare la tosta. Ah, tra l'altro c'è da aggiungere anche una cosa. Se li fa. Due. Ebbene, li fa. Cioè, più grande che sì. Sarebbe da aggiungere anche due cose. Sì. Allora, è venuto qua alla Libreria di Salvemini un medico politico che parlava del fatto che noi si utilizza un metodo scientifico che, alla luce della fisica quantistica, è estremamente incompleto e parziale, veramente per cercare di descrivere compiutamente i fenomeni che noi osserviamo con i nostri occhi sostanzialmente, ok? Riccardo, dici? Sì, bravo, esattamente, Riccardo. E cioè noi utilizziamo come metodo scientifico un sistema molto che potrebbe essere molto più raffinato rispetto a quello che è la base del metodo scientifico galileano. E poi mi viene anche in mente che te giustamente dissi che sono stati ritrovati reperti di civiltà di antichissime, roba, sì, tipo il carbonifero. Già solo questa cosa qua, quando ci ho riflettuto io, dice fa crollare completamente l'evoluzionismo, perché l'essere umano risulta uguale praticamente dal carbonifero. L'essere umano, come o comunque umanità simile alla nostra, esistevano già oltre 300 milioni di anni fa. Appunto, il che... Quindi anche questo viene nascosto, ma c'è qualcosa che non torna. Fa pensare a quello che diceva per esempio Steiner quando dice che l'uomo è stato il primo a comparire insieme a poco dopo gli animali praticamente. Quindi il contrario rispetto a quello che la scienza, tra virgolette, la superquark ci racconta, che dice che è l'ultimo arrivato, no? Come a voler ribaltare praticamente di 180 gradi la narrazione. Poi anche quello che dicevi prima delle navi mi ha fatto pensare che noi si pensa che la tecnologia e quindi la scienza più si va avanti più migliori, no? Invece sembra che sia il contrario. No, dipende da quanto la tecnologia è funzionale al potere economico.
Se il potere politico ed economico decide che la tecnologia debba fermarsi a un certo punto, che non debba evolversi, oggi avremmo delle conoscenze tali da, dal punto di vista medico, dal punto di vista astronomico, ingegneristico, che saremo migliaia di anni avanti, ma ci vengono precluse, tanti brevetti vengono nascosti, vengono messi nel cassetto perché vanno a, andrebbero a colpire il paradigma economico finanziario attuale. Esatto. E di conseguenza quello politico. E quindi, e visto che il potere sembra che quanto più sia antico, quanto più sia corposo, praticamente, visto che uno dei modi per ottenere il potere è appunto la tecnologia, oltre che naturalmente il denaro, sembra che più la tecnologia sia antica, più sia potente. Esempio lampante, le piramidi, sostanzialmente. E sono antichissime, sostanzialmente. Quindi sembra che proprio sia vero il contrario, cioè più una tecnologia è antica, più è potente, più viene nascosta sostanzialmente, ed ecco perché tutto questo è tutto questo cover up praticamente, perché se così non fosse sarebbe la fine dei giochi. Detto proprio, è un grande inganno, è più quello che viene nascosto di quello che viene divulgato. Anche il discorso dei fononi, dello usare il suono praticamente, cioè, e si parla degli antichi egizi. Sì. Quindi veramente riflettere sostanzialmente, e sembra che sia un modo per nascondere quello che è evidente agli occhi sostanzialmente. È che non si finisce mai di indagare, perché più scavi più trovi cose su cui... Ma Venezia perché non ha fatto niente? Come è intervenuto Venezia? Ma probabilmente non aveva neanche la forza per farlo, si è concentrata sull'Oriente, ma avrebbe potuto benissimo partecipare alla spartizione del bottino per l'America, come fra mille anni domandarsi perché l'Italia non fece niente nell'epoca nostra. Poi Venezia è strano perché i fratelli Zeno o Zen, come si chiamassero, portarono in America 50 anni prima di Colombo, anzi 90 anni prima di Colombo, Henry Sinclair, il conte delle Orcadi, anche lì un falso storico, di famiglia templare. Tutti falsi storici. I templari iniziarono ad andare in America alla fine del 1100, ma con il dissolvimento formale dell'ordine del Tempio dovettero interrompere i traffici con l'America. Tanti insediamenti che loro avevano là rimasero isolati. Alla fine erano pochi. Gli insediamenti erano tanti, loro avevano in America almeno un centinaio di insediamenti tra grandi e piccoli, con dei coloni portati soprattutto dalla Francia, ma alla fine vennero assimilati dalle popolazioni indigene. Ed è per quello che i coloni inglesi e francesi nel 600 trovarono famiglie e tribù di indigeni, soprattutto sulle coste atlantiche, che erano biondi, con la barba rossa, che parlavano dialetto francese, ma che si vestivano come indigeni, che avevano capanne come gli indigeni, perché erano stati assimilati dalla cultura locale. Ma allora chi erano i Viracocha? È un mistero. A chi si riferivano? Quando poi sono tornati gli spagnoli? A quale rimembranza? Probabilmente, io ho questa teoria. Come ci sono tre... Chi sono i Viracocha? Ci sono tre Quetzalcoatl. Nella cultura messicana, no? I Quetzalcoatl sono tre. È dimostrato che questo personaggio racchiude tre diversi personaggi con le stesse caratteristiche in tre diverse fasi storiche. Probabilmente il primo è molto antico e probabilmente l'ultimo era un templare, o era comunque un europeo del Medioevo. Barbuto. Ma i templari, per esempio, erano tutti barbuti perché avevano il voto di non tagliarsi la barba. Infatti lì c'è un templare. Ma i templari chi erano? Domanda stupida magari, sicuramente.
Si finisce più se ah, si ecco, comincia no, vabbè, dice, templari, questa è sul, per, sono... una, per un'altra conferenza. Vabbè, allora preparati per la prossima conferenza. Ora c'è un libro che pubblicherò. Ecco. L'ha scritto uno storico russo, è un altro templare. Ai, 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 russo. Ma è, lui è un po', ce l'ha con templari. E ha voluto fare un titolo provocatorio. Anche divertente. No, è come se avessi detto Carnea de Ghe costui, però non so quanti di noi non lo sanno. Io l'avevo studiato, l'ombro.